37 è scritto nel verso 34: spera fermamente nel Signore e segui la sua via. Egli ti innalzerà finché tu erediti la terra. Quando gli empi saranno sterminati, tu lo vedrai. Cari, poi più avanti dice: i trasgressori, i peccatori, i ribelli saranno tutti quanti distrutti. Alla fine gli empi saranno stroncati, ma la salvezza dei giusti viene dal Signore. Egli è la loro roccaforte nel tempo della sventura. L'Eterno, il Dio, li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva perché si sono rifugiati in lui. Cari, quanta confusione che c'è in questo mondo, quanta malvagità. Molti stanno vivendo nelle tenebre, hanno perso la fede, hanno perso l'amore di Dio, hanno perso il timore di Dio, stanno camminando purtroppo nella via larga, nella via della corruzione, nella via del peccato, cari. Ma la Bibbia è chiara, noi siamo qui a diffondere il messaggio della Bibbia, il messaggio di Gesù Cristo, alleluia, il messaggio del Signore. E chi vuole riceverlo, lo riceva. Chi non vuole, peggio per lui. Perché il Signore ha detto: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ed è quello che noi stiamo facendo in tutta Italia. Stiamo predicando nelle piazze, nelle strade, nei mercati, dove ci sono tante pecore smarrite, dove ci sono tante persone vuote che camminano verso la via della perdizione e non se ne accorgono, anzi molti non se ne vogliono accorgere. Molti sanno che stanno vivendo nel male, nel peccato, nella ribellione e non si vogliono ravvedere, non si vogliono convertire. Amano fare il male. O ti penti o ti perdi. O ti penti o ti perdi. Se tu ti penti e credi in Gesù, sarai salvato. Se non ti penti e continui a fare il male, ti perderai. Ti perderai. Caro, alleluia. Abbiate fede questa mattina. Non siate duri di cuore. Non siate ribelli, credete nel Signore Gesù, colui che lasciò il cielo e venne in questa terra per salvarci dai nostri peccati.